Mercoledì 30 luglio, giornata molto importante per la città di Siena. Due fronti, quello sportivo perché c'è un nuovo proprietario di una nuova società, Robur Siena, Antonio Ponte, dopo che appunto la squadra di Massimo Mezza Roma non si è iscritta al campionato di Serie B, la ripartenza con Antonio Ponte in Serie D 2014-2015. Ma è anche una giornata importante per parlare della Fondazione Monte dei Paschi, perché tutto ciò che è successo oggi sono reazioni a quello che invece non è accaduto ieri, ovvero non è stato nominato il nuovo presidente della Fondazione Monte dei Paschi, che prenderà il posto di Antonella Manzi, e la nuova deputazione amministratrice. C'era tempo fino a domani, e oggi la deputazione non si è riunita ma ha fatto slittare tutto al 22 di agosto, e quindi c'è da capire appunto quale sarà il futuro nei prossimi giorni, le prossime settimane della Fondazione Monte dei Paschi, considerando che c'è anche lo spettro del commissariamento che potrebbe essere imposto dal Ministero. Staremo a vedere insomma cosa succederà. Sono stati tra virgolette bruciati due nomi, due candidature che erano ieri sul tavolo della deputazione della Fondazione Monte dei Paschi, la deputazione generale. I due nomi che erano quelli di Bettina Campedelli, 52 anni, docente dell'Ateneo di Verona e attuale componente della deputazione generale, e poi il nome di Marcello Claric, 57 anni, docente alla LUIS, già ordinario all'Università di Siena. C'è stata una spaccatura, 5 voti a favore della Campedelli, 5 a favore di Claric, e sostanzialmente non si è trovato un accordo, non si è trovata una linea comune. Si parla soprattutto di ancora una lotta politica all'interno del Partito Democratico, perché si è arrivati appunto a questa situazione di stallo. È incredibile se pensiamo che appunto l'Antonella Manzi aveva dichiarato due mesi fa di non voler procedere ad un nuovo mandato della presidenza, quindi c'erano stati due mesi per pensare ad un nome. Oggi su questo argomento è tornato in conferenza stampa nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico il sindaco Bruno Valentini, al suo fianco il suo braccio destro il vice sindaco Fulvio Mancuso. Valentini insomma ha cercato di fare una riflessione il giorno dopo, ha attaccato duramente i deputati della deputazione generale, anche quelli di nomina del comune, anche perché sostanzialmente uno di questi, uno di nomina appunto del comune, ha detto che quello che è successo in fondazione è il frutto di quello che accade fuori in città, in riferimento naturalmente ai problemi politici della maggioranza del Partito Democratico. Bruno Valentini invece in conferenza stampa ha voluto assolutamente escludere il PD da quello che è accaduto ieri. Sentiamo questa parte dell'intervista di Valentini. Io non so dove ha visto questo film. Vuol dire che il rinnovamento che c'è in comune ancora non si è trasferito dappertutto. Se loro sceglievano ieri e potevano farlo, nessuno gli avrebbe tagliato le mani. E vedrete che quando si troveranno sceglieranno il presidente, come hanno fatto l'altra volta, perché i nomi che hanno a disposizione sono nomi di alto profilo, avendo la conferma dell'autonomia di cui hanno goduto in questi mesi. Ditemi se la Fondazione Monte Paschi e la banca è stata condizionata nelle proprie scelte da quello che hanno fatto, per esempio il Comune, quello che ha fatto il Comune in questi mesi. Anzi, io so delle scelte, sapevo delle scelte che faceva la Manzi dopo che le aveva fatte, le ho condivise praticamente tutte, quando hanno scelto membri del CDA, della banca, le scelte che fa la banca. Non c'è un ambiente territoriale nel quale una banca è così libera come oggi è il Monte dei Paschi. Non ci chiamino, non ci coinvolgano in ciò che loro non riescono a risolvere. Ne hanno la responsabilità, noi li abbiamo aiutati fornendo nomi di altissimo livello. Allora guarda, se la politica c'entra, io non lo so, perché noi siamo fuori da questo gioco. Cioè il comune ha una posizione lineare, non ha un nome secco, non ha nomi secchi, noi crediamo che i nomi in discussione sono nomi di alto livello, in alcuni casi, l'ho detto prima, di altissimo livello. Non ci coinvolgano in ciò che non riescono a sciogliere o a stregare. A differenza di un consiglio comunale dove si vota per maggioranze e minoranze, come già fu fatto la volta precedente, quando si rinunciò a Pizzetti per andare sul nome della Manzi, che fino a un giorno prima nessuno aveva previsto, può succedere anche questa volta. Non c'è da scandalizzarsi, perché magari arriva all'ultimo momento un nome di alto livello come quello del professor Claric, che è un'autorità in campo economico e gestionale
a livello nazionale, è stato nominato dalla Banca d'Italia amministratore straordinario del credito sportivo, è un senese d'adozione che passa qui tutti i propri fine settimana, era, mi risulta, il genero di un priore di una ormai defunto, di una contrada, quindi anche un legame con la nostra città, oltre ad avere insegnato qui. Quindi di nomi da fare ce n'erano addirittura altri, ce n'erano parecchi. Quando i nomi sono così tanti, vuol dire che non ci sono come dire, diktat, devono trovare al proprio interno, componendo le proprie scelte in modo da dare alla deputazione amministratrice una guida autorevole per svolgere un progetto serio, come è assolutamente possibile, devono trovare la quadra, non devono chiederla a noi, è inutile che, come dire, che ci coinvolgano se non per sentirsi dire che la palla è, è nel loro campo, non è nel nostro campo, e quindi si ritrovino nel più breve tempo possibile, perché così come sta facendo il Parlamento sulla riforma del Senato, si rinuncia alle ferie o altri impegni e ci si trova, tanto ci si può trovare anche via telefono, per dare, se possibile lunedì o comunque entro la prossima settimana, alla deputazione il nuovo vertice. Hanno le mani libere, ma hanno la grande responsabilità di portare a termine il compito per il quale loro sono stati scelti. E quando sono stati scelti hanno un vincolo di mandato che è solo rispetto all'ente che amministrano. E per commentare quello che è successo in queste ore alla Fondazione Monte dei Paschi abbiamo anche in collegamento Daniele Magrini, direttore di Toscana TV, proprio della redazione di Toscana TV. Daniele, ti diamo la buonasera e ti chiediamo anche un commento appunto su quello che è accaduto, soprattutto sul fatto che Bruno Valentini, sindaco di Siena, ha detto che il PD non c'entra assolutamente niente, è estraneo da ciò che è accaduto ieri, ovvero dalla spaccatura della Deputazione Generale. Sì, buonasera Tommaso, buonasera a tutti. Intanto parlo qui dalla postazione del telegiornale Toscana TV. Poco fa è andata in onda la nostra ultima edizione serale, dove ovviamente abbiamo dato conto delle vicende senesi con due servizi, uno di riepilogo e uno per dare spazio alla conferenza stampa del sindaco. Beh, mi chiedi di queste affermazioni di Valentini sul PD estraneo ai fatti di ieri. Bruno Valentini è un sindaco del PD, è il suo partito, l'ha sempre detto, e quindi stamani il sindaco Valentini ha fatto in qualche modo una difesa di ufficio del suo partito dicendo che era estraneo ai fatti. Ha però parlato anche di veti, di contrapposizioni, e tutto sommato i veti li abbiamo visti quali sono stati. Nel momento in cui è stato chiaro che i membri di nomina comunale appoggiavano un candidato, nel caso Bettina Campedelli, si è creato un fronte contrapposto. Un fronte contrapposto che invece ha proposto un altro degnissimo candidato. Allora, qual è il problema? Il sindaco non parla con i suoi deputati, i deputati sono autonomi, però comunque sia, come dire, nella dinamica anche interna alla deputazione, stando a quello che dice il sindaco, comunque si è creato un fronte contrapposto. Da dove viene? Chi ispira questi veti e questi fronti contrapposti? La storia degli ultimi mesi, non degli ultimi anni, dimostra che c'è una dinamica molto forte fra il PD e il suo rappresentante istituzionale in comune, appunto Bruno Valentini. Una dinamica che si scalda sempre come tradizione a Siena in occasione delle nomine. Non è, credo, fuori dal mondo ipotizzare che quindi certi veti nascano anche nel contesto di questo clima non rinnovato della politica della città. Poi Bruno Valentini fa il suo. Chi si aspettava un Bruno Valentini, diciamo, in linea con quelle che sono state le sue caratteristiche, a cominciare dalla vittoria nelle primarie contro Alessandro Mugnaioli, il sindaco del cambiamento, il suo movimento Siena Cambia, anche oggi ha avuto una dimostrazione che il suo, come dire, trend di rinnovamento si ferma rispetto al trend istituzionale che lui interpreta come mediazione all'interno del suo partito. E qui sta, come dire, poi a ognuno, sia di quelli che ci segue, sia ogni senese che ritenga di dedicare un po' della sua attenzione a quanto accaduto, decidere. Decidere se ha ragione Valentini a dire che tutto nasce in dinamiche extrapartiti, o seppure no, e qui sta un po' la libertà dell'opinione. Fra l'altro,
come dire, seguendo la conferenza stampa di rimbalzo, perché ovviamente occupato nel mio lavoro qui a Firenze, mi è sembrato di capire anche che il sindaco ha accennato ad una polemica nei confronti dei giornalisti. Beh, questo non è molto giusto a mio parere. Due settimane fa, quando è venuta a Siena Diretta Sera, nel corso del forum con i videoblogger, Bruno Valentini disse: vedete, il rinnovamento della città è qui, lo vediamo. E qui intendeva in quella trasmissione dove c'era una divergenza di opinioni libera, in cui le opinioni si confrontavano, le idee si confrontavano in piena libertà, volendo confermare il sindaco che prima non era così, che prima, fino a quando il potere dominante a Siena era imperante, i giornalisti e gli opinionisti non potevano esprimere liberamente le proprie opinioni perché c'era un argine, c'era un blocco. Ecco, bene, almeno su questo spero che il sindaco continui a concordare. Meglio così, meglio divergere, meglio dirsi no, non sono d'accordo, no, non hai detto una cosa che io concordo, meglio così che prima. Nella conferenza stampa di questa mattina il sindaco Bruno Valentini ha cercato soprattutto di dare un segnale forte alla Deputazione Generale, quello di ritrovarsi la prossima settimana per nominare il nuovo presidente e la nuova Deputazione Amministratrice, non di andare al 22 di agosto, come invece deciso ieri dalla stessa DG. Un segnale forte dunque del primo cittadino. Sentiamo allora questa sua richiesta, che deriva soprattutto da un collegamento telefonico fatto in particolare dal primo cittadino con il ministro Padoan. I membri della Deputazione Generale si sono assunti una grave responsabilità, cioè quella di rinviare una scelta importantissima per loro, per la città, per la banca e anche per l'opinione pubblica nazionale. Quella cioè di rinviare a 3 settimane di distanza il rinnovo dei vertici della Deputazione, a cominciare dal presidente. Avevano, mi risulta, tutte le possibilità e tutte le opportunità per scegliere nomi di alto livello, di alto profilo, che avrebbero confermato la svolta già fatta con Lamanzi, che purtroppo non abbiamo potuto continuare perché Antonella si è dichiarata indisponibile a continuare, e quindi avendo a disposizione nomi così importanti avrebbero potuto e dovuto trovare una mediazione al loro interno. Non devo essere certo io o un altro rappresentante delle istituzioni sienesi a dire come devono scegliere. Noi siamo fuori da questi giochi o giochetti di potere, abbiamo fatto il nostro lavoro, che era quello non di dare indicazioni secche ma di dare suggerimenti anche sui profili, ce li avevano a disposizione. Come sapete, si parla di nomi di alto e di altissimo livello, e quindi mi domando come mai si sia rinviato questa decisione a agosto, a 18 agosto. Anzi, dico di più, come ho già detto e ho detto in diretta al ministro Padoan prima di dirlo a voi, chiedo alla Deputazione Generale di fissare una data breve entro la prossima settimana per fare quello che devono fare, e cioè, visto lo sfalsamento temporale, no, che c'è fra la Deputazione Generale e quella amministratrice in relazione al nuovo statuto, nominare la nuova Deputazione e il nuovo Presidente, che faccia le cose importantissime che deve fare sulla gestione della Fondazione, sulla sensazione immobiliare, su Siena Biotech, gestione del patrimonio, anche gli indirizzi da dare alla banca, o meglio al patto di sindacato rispetto poi alla governance della Banca Montepaschi, perché noi non scordiamoci, cioè la Fondazione è uno dei tre soggetti di riferimento del patto sindacato, del principale azionista di questa public company che ormai è diventata Banca Montepaschi. E dunque ovviamente la reazione del sindaco Valentini in riferimento al comportamento dei deputati della Fondazione Generale, però, e tornerei in collegamento con il nostro Daniele, è singolare il fatto che ci sia stato anche un contatto diretto con il Ministero, con il ministro Padoan. Daniele. Beh, questo fatto di aver rivelato la telefonata con il ministro Padoan è interessante, però fa capire che a Roma al Ministero non hanno mica visto di buon grado questo slittamento al 22 d'agosto, tant'è che il sindaco ha detto che bisogna ritrovare una convergenza sul nome entro una settimana. Beh, questo è un intervento non da poco. Consideriamo che non più di poche ore fa la Deputazione Generale ha detto: ci riuniamo il 22 d'agosto, dopo aver sostanzialmente bruciato 2 candidati. Adesso il sindaco, la mattina dopo aver sentito il Ministero, dice:
ritrovatevi tra una settimana. Sarà interessante vedere se si ritroveranno tra una settimana i membri della Deputazione Generale, se accoglieranno questa indicazione del Sindaco e se soprattutto riusciranno a tirare fuori, come dire, un nome che dia solidità ai vertici della Fondazione. Questo è un elemento che potremo verificare solo tra qualche giorno. Il fatto di aver chiesto dopo ore di quella che è stata una riunione disastrosa nella sua dinamica della Deputazione Generale e soprattutto nei suoi effetti, il fatto che il Sindaco dica dopo questa riunione dovete trovarvi entro una settimana, dimostra che c'è un stacco netto fra i nominati e i nominanti. È bello, è brutto, è la realtà delle cose, ognuno giudicherà come crede. Certo è che anche lo statuto della Fondazione è fatto in modo da creare uno spartiacque fra il prima, parlo del nuovo statuto della Fondazione, fra il prima, dove ricordiamo c'era una maggioranza degli enti locali e quindi chi governava gli enti locali aveva una maggioranza indiretta anche nelle cose della Fondazione, e la maggioranza l'ha sempre avuta il PD, e dopo il rinnovo dello statuto della Fondazione un'altra cosa in cui la Deputazione Generale è veramente autonoma nella propria indicazione, ma allora lo sia per davvero e lo sia soprattutto con dei fatti, perché la decisione di ieri sera è una decisione che va contro l'interesse della Fondazione, contro l'interesse della città. Beh, qualcuno ha detto, penso a un commento di Enrico Tucci su Facebook, Deputazione Generale inadeguata via tutti. Beh, non è mica una riflessione da poco questa, perché effettivamente ieri sera si è fatto un passo indietro nel passato della città. Ognuno giudica come gli pare, stiamo a quello che dice il sindaco, stiamo ad altre opinioni, non importa, ma certamente il fatto è che la città è tornata indietro nella credibilità rispetto ai suoi processi di rinnovamento. E allora si riunirà tra una settimana la Deputazione Generale, chi lo sa, la Deputazione Generale ha sbagliato, senz'altro, sentiranno il bisogno di dire siamo complessivamente, al di là del valore delle singole persone che sono in deputazione, questo non c'entra niente, come organo nel complesso inadeguati. Questa sarebbe una bella riflessione che, come dire, connoterebbe tutto di un senso civico che a mio parere in tutta questa vicenda è stato il grande assente. Possiamo dire il bene della città? Sì, diciamolo, non retoricamente. Ecco, non si è pensato al bene della città. Capiremo dunque nelle prossime ore quale sarà il futuro, soprattutto quali saranno le decisioni per la governance di Palazzo Sansiloni, se effettivamente sarà accolto l'appello del sindaco Valentini di affrettare i tempi, di non arrivare al 22 di agosto e soprattutto di cercare anche di dare sicuramente un aspetto diverso alla città che è già stata fortemente scossa da tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni e anche dal crollo che ha avuto la Fondazione e dal salvataggio che ha visto protagonista Antonella Manzi. Abbiamo visto le immagini dalla sala delle lupe di Palazzo Pubblico, dove questa mattina effettivamente il sindaco Valentini ha tenuto questa conferenza stampa, e la sala delle lupe di Palazzo Pubblico è stata molto importante oggi, perché nel pomeriggio, passando di argomento e parlando del calcio, è stato il nuovo Siena a vedere nascere il volto di Antonio Ponte, che aveva già fatto parte del Siena appunto nel passato. Torna questa volta però in prima persona, al momento è al 100% delle azioni di Robert Siena, che affronterà il campionato di Serie D 2014-2015. Visibilmente emozionato Antonio Ponte, dopo una giornata tesa molto anche per lui, perché doveva capire se effettivamente la decisione del comune andava verso la sua direzione. Così è stato. Sentiamo allora le sue prime parole da proprietario della Robert Siena. Non ho parole, io, come vi ho detto prima, io non credo ai miei occhi e non credo che sono qua e sono diventato presidente del Siena. Sembra di essere un sogno, ma mi pare che non sto sognando, no? dai un pizzicotto, che sembra una cosa incredibile. Come vi ho detto, una settimana fa non sapevo nulla e grazie all'intervento di due amici, come vi ho detto, sono venuto, ho capito che era la cosa abbastanza grave, perché ricominciare qui da sotto zero ci vuole solo un, non mi voglio autodefinire pazzo, ma diciamo qualcuno che lo può solo fare per passione, per amore, perché queste cose non hanno spiegazioni, è difficile spiegare una cosa del genere. Comunque sono contentissimo di essere qui e spero di far bene. Come sapete, l'unico che può dare solo diciamo poi soddisfazione è il campo, perché io posso dire quello che voglio,
ma sarà poi il campo a dire se siamo stati poi bravi a fare quello che faremo. Che progetto sarà il suo? Un progetto di 3 anni dove al più presto possibile vorremmo risalire, ma come sapete nel calcio è così, è facile dirlo ma non è facile vincere sul campo, quindi cercherò di fare di tutto, di mettere una compagine sia tecnica sia di giocatori all'altezza di vincere il campionato, ma come ho detto il programma è di 3 anni. Si affiderà a vecchi amici, si parla di Papadopoulos, Nelso Ricci. Ma dunque, prima di, come ho detto io prima in conferenza stampa, ho detto datemi 48 ore di tempo per ragionarci su, chiaramente ho riflettuto, ci ho pensato, ma ci ho pensato solo negli ultimi 2-3 giorni quando si è cominciato a capire che poteva essere vero che potevo diventare il nuovo proprietario del Siena, quindi credo che nei prossimi 48 ore, massimo 3 giorni, deciderò chi sarà a capo di tutto questo. Come ho accennato sempre in conferenza stampa, mio fratello è una componente importante delle decisioni che prenderemo, perché lui ha quell'esperienza e quell'occhio in campo tecnico che io non ho. Lei ha parlato di un impegno di 3 milioni di euro per il triennio, il capitale sarà tutto suo o intende coinvolgere altre persone, e se le intende coinvolgere in quale percentuale? Allora, come ho detto anche qui, riconfermo la voglia conoscere il più presto possibile più soggetti senesi e non senesi, per vedere un po' con chi potrei farlo, perché come avete ben capito è importante in questo caso qui che ci sia armonia, che ci sia appunto che si possa fare insieme, vedremo poi con chi, ma mi sono preso il tempo di farlo perché per adesso l'importanza di iscriversi al campionato e incominciare era da fare con un amministratore unico, perché non abbiamo il tempo di fare tranche chiacchiere, quindi lo farò da solo per adesso e ben presto vi farò sapere con chi mi posso immaginare di poter collaborare insieme. Lei rivestirà la carica di presidente? Sì, certo, sarò il nuovo presidente della Robur Siena. Suo fratello vice? Mio fratello farà parte del consiglio di amministrazione, quindi come ho detto prima farà da super partes e è fondamentale l'accordo che avrà con allenatore e direttore sportivo. C'è chi sta continuando a lavorare per la vecchia società, i dipendenti della AC Siena, ha in mente qualcosa per loro di coinvolgerli? Certo, credo che sia importante che i ragazzi che hanno lavorato per tanti mesi senza essere pagati, che ci sia una possibilità anche per loro. Il problema è che non posso soddisfare tutti, chiaramente in D abbiamo bisogno probabilmente di un terzo forse di quello che avevamo bisogno in B, quindi è chiaro che non potrò prendere tutti, ma valuterò con serenità e parlerò con tutti per capire un attimo con chi posso continuare a farlo. Sì, certo, la Robur Siena è aperta a tutti, nel senso che bisogna creare i presupposti per fare in modo di creare associazioni di tifosi che sostengono il Siena. Ho in mente di farlo con diversi livelli, no? Perché chi si può permettere 100 euro, chi 1000, chi 10.000, quindi vedremo un po' di fare in modo che tutti possano partecipare secondo le loro possibilità, quindi dando a tutti la possibilità di partecipare, quindi questa è la nazionale popolare. È chiaro che l'imprenditoria senese che si può permettere appunto 10.000 o 20.000 ciascuno, anche se sono solo 10, sarebbe bellissimo avere anche questo, quindi è un misto tra diciamo l'imprenditoria senese e l'azionariato popolare, quindi con i tifosi. Il sindaco ha detto si può coinvolgere forse anche il Monte dei Paschi, sarà così oppure come si diceva l'altra volta Ponte Monte dei Paschi qualche contrasto ci fu e allora magari... Ma è tutto dimenticato, credo che una banca come il Monte non si può dimenticare, quindi farò di tutto in modo da incontrare quelli che hanno il potere decisionale e vedere un po' se ci danno una mano, perché credo che nonostante che questo l'ha confermato il sindaco, io non ho messo nessuna condizione di nessun tipo, non mi aspetto che veniamo sponsorizzati dal Monte, ma che ci sia una possibilità nei prossimi mesi.
Si è parlato di tempi strettissimi per la Serie D, comunque ce la facciamo a fare l'iscrizione. Certo, domani mattina saremo a Firenze con tutta la documentazione già pronta, tutto fatto, non manca più nulla, quindi andremo domani mattina a Firenze e andremo poi a Roma perché bisogna andare in ambedue federazioni. In questi giorni ha lavorato molto anche Stefano Osti per questa causa, potrà fare parte della nuova società? Non ne so certo, come ho detto prima, non faccio nomi, credo che sia giusto, che vale per tutti, credo che sia importante, parlerò, l'ho visto appena adesso e glielo ho riconfermato, che parlerò con tutti, cercherò di capire con chi posso fare cosa. E quindi Stefano è uno di questi, quindi non confermo ancora come sarà la nuova società e chi ne farà parte. Momento importante dunque dopo i tanti travagli che ha dovuto subire la tifoseria e la piazza calcistica bianconera, un momento che è stato vissuto nella sala del lupo di Palazzo Pubblico con il sindaco Bruno Valentini, l'assessore Leonardo Tafani e decine di tifosi che hanno voluto sentire proprio in diretta la decisione del Comune di Siena per chi affidare la nuova società. Sentiamo allora il momento del sindaco Bruno Valentini e del suo annuncio per Antonio Ponte. Il progetto che noi stiamo varando è un progetto che non si limita a far rinascere il Siena e a farlo iscrivere alla Serie D, è un progetto più ambizioso, perché ci siamo abituati male. Noi per 15 anni siamo stati con i soldi della banca, ma anche con la passione e la competenza che ha espresso questo territorio, siamo stati nella Serie A, nella Serie B, dello sport più amato dagli italiani. E quindi credo che ci sarà bisogno di capacità, di risorse e di entusiasmo. Spero che ciò che noi abbiamo fatto e che poi viene consegnato da oggi ai nuovi proprietari del Siena, del Siena Calcio, spero che questo progetto riscuota un grande entusiasmo. Certamente viene dopo un'enorme delusione. La delusione non è maturata solo 10 giorni fa, è maturata negli ultimi mesi che sono stati un'agonia, nella quale i risultati sportivi venivano poi dilapidati con una gestione inefficiente e incapace di sostituire e quindi programmare il futuro del Siena, una volta venuto a meno il pilastro che evidentemente era assoluto, cioè il valore assoluto che era quello che garantiva il Monte dei Paschi. Noi abbiamo esaminato, abbiamo parlato anche grazie all'assessore allo sport Leonardo Tafani e al segretario del Regno, Vincenzo del Regno, che mi hanno aiutato in questo lavoro, abbiamo parlato con molte persone. Abbiamo sostanzialmente smesso di parlarci la settimana scorsa, dicendo è finito il momento delle parole, aspettiamo 2 o 3 giorni perché vi vogliamo consentire di formulare delle proposte vere, circostanziate, basate anche su risorse vere, perché io devo personalmente, come sindaco, accreditare la serietà delle proposte alla FIGC e quindi, come ho scritto nel comunicato, per assumere questa responsabilità voglio dimostrare a tutti i cittadini, a tutti i tifosi, che ciò che ho fatto non l'ho fatto per simpatia, ma l'ho fatto per una valutazione di merito. E quindi mi sento di dire che la proposta più seria e più affidabile per il futuro del Siena abbiamo ricevuto è quella della Robu Siena. È la proposta presentata da Antonio Ponte, che è molto concreta, ha grandi ambizioni, è un progetto, ringrazio anche comunque tutti quelli che hanno perso tempo e energie per competere per questo obiettivo, credo che almeno una parte di loro e di alcuni che non hanno fatto proposte ma che noi abbiamo registrato come possibili soggetti interessati al Siena Calcio possono anche essere recuperati successivamente, perché l'interesse che si è manifestato intorno al Siena è molto grande, va verificato, perché fra dire che sono interessati e fra verificare direttamente ci corre molto. Noi affidiamo una grande responsabilità a chi si prende un bel onere, perché vuol dire rifondare per la prima volta da molti anni il calcio in questa città, senza contare sul Monte dei Paschi.
Si è parlato di progetto, dunque un progetto che da domani mattina, ma già da questa sera, deve essere operativo per dare linfa a questa nuova società. L'assessore allo sport Leonardo Tafani, sentiamo allora anche il suo pensiero dopo tante giornate passate a capire che tipo di futuro poteva prendere il calcio a Siena. Sì, un percorso, come è stato già sottolineato, un percorso unico sul panorama nazionale, perché Siena ha voluto, forse proprio per epurarsi di un qualche peccato di troppo del passato, sfoggiare una trasparenza e un atteggiamento cristallino che mai nessuno in Italia ha avuto fino ad oggi. Abbiamo voluto valutare in maniera trasparente, dando termini chiari a tutti i partecipanti, dando riferimenti chiari che poi erano quelli dettati dalla federazione per la presentazione del progetto. Lo abbiamo valutato, il sindaco si è assunto le sue responsabilità consultandosi con i fidati collaboratori e ha scelto di gran lunga il progetto migliore. Questo per chiarezza, il fatto che il progetto migliore collimi anche con il progetto che la piazza voleva e gradiva di più, non fa altro che farci immenso piacere, perché in questo momento disperdere energie sarebbe stato quanto di peggio possibile. Invece questo fa sì che il progetto, ripeto, assolutamente il più solido, il meglio presentato, con una visuale programmatica, con una solidità finanziaria superiore a tutti gli altri, viene da subito circondato anche del giusto entusiasmo che ci vuole in un momento come questo, un momento delicato di ripartenza dove, ripeto, tutte le energie devono assolutamente necessariamente confluire in un'unica direzione. I progetti che sono pervenuti completi sono tre. Gli attori che hanno giocato un ruolo in questi giorni sono stati molti di più, e questo è un invito che il sindaco ha già fatto e ribadisco anch'io. Chiaramente da ora in avanti il capofila è Antonio Ponte, ma intorno a lui potrà ricostruirsi una compagine sociale più allargata che darà maggiore solidità se necessario. Però ecco, di soggetti interessati ce ne sono stati tanti. Soggetti che avessero gambe sufficienti per poter presentare un progetto in totale autonomia sono state tre ricordate. Gagli e Zamperlini. Esatto, gli altri due sono stati questi, sono risultati inferiori, senza scendere sui dettagli, anche perché poi saranno direttamente i presentatori del progetto che dovranno dare l'avallo per un eventuale, non trattandosi di una procedura a bando pubblico, è colui che ha presentato il progetto che deciderà se renderlo pubblico o meno, quindi non spetta a me. Ma vi posso serenamente anticipare che gli altri due progetti risultavano perdenti su tutti i fronti rispetto a quello di Robert Siena, quindi appunto quello di Antonio Ponte. Progetto solido, ripeto, e ben felice che appunto anche la piazza lo abbia accolto con clamore. Ecco, il sindaco ha parlato di settore giovanile e di strutture in riferimento a taverne. Sono questi anche due punti che sono stati determinanti per la scelta? Assolutamente sì. Ponte, a differenza, come valore aggiunto, e valore aggiunto che abbiamo percepito chiaramente nel leggere il documento presentato, è mosso da un profondo amore per questa città. Questo fa sì che abbia tutte le intenzioni, tutta la buona volontà di valorizzare il tessuto cittadino, quindi ha preso da subito in considerazione l'ipotesi di una valorizzazione degli impianti di taverne, anche perché il Siena, se vorrà fare del calcio di buon livello, ha bisogno, perché è una società che non è stata patrimonializzata e non dispone di un campo se non di quello che il Comune di Siena gli concede. Ha necessità, per curare un settore giovanile decente e per far allenare la prima squadra, ha bisogno di campi, per cui ecco quello che cercheremo di fare è di indirizzarlo, ma lui ha già dato disponibilità, su un completamento del lavoro di taverne che, come sapete, continuano ad essere una ferita aperta sul tessuto cittadino. E insomma, la realtà bianconera, come detto, dovrà per forza di cose prendere corpo e prendere una strada diversa rispetto al passato. Ne parliamo ancora con Daniele Magrini, sempre collegato dalla redazione di Toscana TV. Daniele, come vedi insomma questa nuova fase del calcio bianconero a Siena? Sì, passiamo ad altro, passiamo al Siena. Beh, anche lì una vicenda tormentata, difficile, giunta ad un epilogo. Io non voglio commentare granché, perché poi anche nel calcio conteranno i fatti, conterà come si muoverà questa nuova società. Certamente se il sindaco ha indicato nel Ponte il giusto leader per la rinascita del Siena, vuol dire che anche gli elementi di concretezza, legacy risorse, legacy denaro, sono evidentemente tali da poter garantire al Siena una ripartenza all'altezza delle attese della città. A me piace molto anche quello che abbiamo un po' letto sui giornali di una possibile alleanza anche con questa cosiddetta cordata Manfredini.
Intanto perché Manfredini fa parte della mia memoria personale, delle prime partite viste al rastrello, e poi perché questa cordata si è mossa in un modo diverso, senza luci della ribalta, portando probabilmente elementi di novità e anche di concretezza, correlazioni interessanti. Il fatto che uno dei referenti, insomma il referente senese di questa cordata, sia Gigi Rossetti, non è mica male, perché Gigi Rossetti è una persona trasparente che sa di calcio. Quindi se davvero ci potesse essere poi in corso d'opera una convergenza di intenti e anche di alleanza societaria tra Ponte e la cordata di Manfredini, sarebbe molto interessante, così come giusto che sia che nella società di calcio ci sia un unico padrone, come dire tra virgolette, anche perché l'esperienza del 40-40-20, che fu positiva perché il Siena, ricordiamocelo, andò in Serie B, ma non fu poi positiva dal punto di vista societario. Però da oggi comincia effettivamente una ripartenza per il Siena, e speriamo che sia una ripartenza importante nell'umiltà sul campo, ma essendo consapevoli che il Siena è il Siena e porta nel campionato dilettanti una storia, una memoria, un vissuto di esperienze sportive che non ha senz'altro eguali in questo campionato. I tifosi hanno recitato indubbiamente un ruolo importante, innanzitutto perché potrebbero recitarlo ancora con la proposta rilanciata anche dallo stesso Ponte, dal sindaco Valentini, per l'azionariato popolare, l'azionariato che potrebbe vedere anche nel consiglio di amministrazione almeno un rappresentante da parte dei tifosi, ma una commissione formata da tre tifosi, Lorenzo Mulinacci con insieme appunto a Mirko Righini e a Bottoni, che hanno fatto parte appunto di questa commissione che ha aiutato il sindaco nell'individuazione del soggetto che poi è stato Antonio Ponte a prendere la nuova società. Soprattutto, che cosa è accaduto? È accaduto che questi tifosi hanno potuto vivere con mano tutti i passaggi che hanno portato a questa decisione finale. Allora sentiamo Lorenzo Mulinacci, presidente del Siena Club Fedelissimi, che tra l'altro si era staccato nell'ultima settimana proprio da questa commissione per dei disguidi all'interno della tifoseria, ma questo non è importante. Sentiamo il messaggio di Mulinacci su questo cambio di proprietà. È sicuramente una buona notizia, perché noi fin dall'inizio, da quando è venuta fuori la candidatura di Ponte, ha dimostrato il suo interesse a rilevare il Siena, a noi ci è subito piaciuta, e quindi noi l'abbiamo sempre sostenuta, e oggi siamo contenti che anche il sindaco abbia ufficializzato di dare il Siena ad Antonio Ponte, perché ha detto anche poco fa in conferenza stampa che il progetto di Ponte era quello migliore di tutti, quindi vuol dire che anche noi tifosi avevamo intravisto in lui quelle possibilità che poi dopo un'attenta analisi fatta dall'amministrazione comunale, devo dire, per avere vissuto per un certo periodo questo percorso fatta in enorme trasparenza e in maniera lineare, senza sotterfugi, senza prese in giro, è stato portato in fondo. Magari ci sarà voluto qualche giorno di più, però le cose sono state fatte veramente alla luce del sole, e il Siena è andato alla persona che aveva presentato un progetto più credibile. Ora sta al nuovo proprietario, e credo anche al nuovo presidente, di mettere insieme una squadra e cercare di poter ritornare subito tra i professionisti, perché veramente i dilettanti, come pian piano ci si sta accorgendo, sei veramente fuori dal mondo del calcio. Ponte ha aperto ad altri soci, ma ha aperto anche all'azionariato dei tifosi. Qual è il pensiero dei Fedelissimi? Ma noi siamo sempre stati favorevoli all'azionariato popolare. Certo è che bisogna mettersi a sedere attorno a un tavolino, studiarla per bene, fare un'associazione con dei notai e con degli avvocati per capire dove si può, fino a che punto si può arrivare, e poi cominciare a raccogliere soldi. Quindi non la vedo una cosa nell'immediato, per dire di 2 o 3 giorni, ma la vedo a campionato già iniziato, con calma, ragionandoci sopra. È sicuramente un'iniziativa che a me e a Fedelissimi piace sicuramente, e ci adopereremo anche insieme agli altri tifosi per cercare di portarla in fondo.
E adesso la voce di Cristiano Bottoni dei vecchi Ultras e di Mirko Righini della LSB Scala 40, due gruppi che sono il cuore pulsante della Curva Robur, su tutti gli sviluppi e su Antonio Ponte. Felicissimi del risultato, lo abbiamo appoggiato non a caso e non per simpatia o antipatia verso altri, ma perché le idee che aveva e che portava secondo noi erano quelle più adatte a far rinascere il Siena, e soprattutto portava un'ondata di entusiasmo all'interno della tifoseria che dimostreremo nei prossimi giorni. Oggi ce la godiamo e faremo un po', e poi da domani, domani all'altro, insomma, saremo operativi per quello che concerne campagne abbonamenti piuttosto che azionariato popolare e quant'altro. Sono concordi con Cristiano, anche lui, diciamo, quello come ti avevo già detto, quello che ci ha impressionato è stata la determinazione con cui voleva il Siena, l'affetto che aveva verso questa città, perché lui rischia del suo, veramente, non più con dietro banche o quant'altro, ma rischia del suo. Noi abbiamo appoggiato questa scelta e pensiamo che per il bene del Siena sia la migliore possibile in questo momento. Ecco, è un nuovo percorso per il Siena senza la Banca Monte dei Paschi, senza le istituzioni dopo questo passo obbligato, insomma, da parte del Comune. Cosa ci dobbiamo aspettare allora da questa nuova era di Ponte? Indipendenza, finalmente. Risultati ottenuti solo con il merito e le eccellenze a livello tecnico piuttosto che in altri campi che la società saprà mettere in campo. Vero è che abbiamo vissuto 10-14 anni sostanzialmente ad alti livelli grazie anche al sostegno della banca, vero è che eravamo legati a triprofilo con la banca e questo ha portato poi anche alla situazione che si è verificata in questo momento. Quindi finalmente un segno tangibile di discontinuità rispetto a quello che era il passato, e quindi ripartiamo ad oggi come una società di calcio normale che si autofinanzia, che va avanti con le proprie forze e che tutti i risultati che otterrà li otterrà grazie a se stessa. Però pur Siena possono fare parte anche i tifosi, lo ha dichiarato Ponte pubblicamente. Sì, questo poi vedremo in che forma e in che modo, è un auspicio sia di Ponte che del sindaco che ci sia un tifoso, diciamo, nel CDA che possa controllare, diciamo, dal dentro invece dal fuori. Questo poi vedremo le forme, vedremo come si può organizzare al meglio questa situazione, però credo non ci saranno problemi, in questo senso. Una giornata dunque che resterà sicuramente negli annali della storia di Siena. Se da una parte c'è stata un po' questa figuraccia che riguarda la Fondazione Monte dei Paschi e quindi la necessità di capire cosa potrà accadere in futuro, e dall'altra invece un risvolto positivo perlomeno per ciò che abbiamo vissuto nelle ultime settimane rispetto alla piazza di Siena. Intanto saluto Daniele Magrini che è stato collegato con noi, grazie Daniele. Grazie a te Tommaso, buonasera a tutti. E con questo dunque vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Siena TV e anche di Radio Siena.